La goliardia dell'Hotel Walter e dell'amico Quinto ci ha portato direttamente sul ponte del Rubicone a fare delle cose incredibili, cose mai viste, neanche al Carnevale di Cento, ma che dico, al Carnevale di Rio. Lui è veramente brillante, ama le cose fatte in un certo modo, giusto per stupire. Allora, nella parte finale di questa 400ª puntata di Ciao Mamma, abbiamo fatto più trasmissioni noi che Del Piero e Totti di gol. Qua con Tiziana, ancora la regina. Ma perché non voglio venire, Tiziana? Perché sono troppo belle e loro non si vogliono far vedere. Io che sono brutta non ho paura, vedi? Ma perché non è vero. Anca, vieni qua, dai. No, vedo già dei clienti a tavola che stanno aspettando che tu li porti. Il mio tedesco, lui vuol mangiare a mezzogiorno e alle 6 di sera. Allora, no, ce la fai arrivare? No, non ci arriva il cavo. Vabbè, alle 6 di sera? Sì, secondo come si sveglia lui. Perché in Germania sono abituati a mangiare così? Sì. Vabbè, allora, il menù di quest'oggi abbiamo... Spaghetti con le vongole. Puoi spostarlo qua, puoi prendere questa teglia, la spostiamo, la mettiamo a beneficio. Spaghetti con le vongole, questo è il sugo, sono... classici spaghetti sushi, proprio pomodoro, vongole fresche e un po' di aglio e basta. molto semplice. Poi crema di zucca, ma questa serve da entrée, come si dice, primo, sì. C'è chi la mangia, certo, chi vuol stare a dieta, certo. come la nostra ragioniera Cinzia, che mangia solo le creme, quella che è magra, vedi. Vieni qua Cinzia. Tu mangi tutto o mangi solo delle cose poco caloriche, al contrario? Mangio tutto. Però allora sei una che consumi, ma stare qua in cucina sono sicuro che si consumi, perché c'è da lavorare tanto. Cinzia, allora, spaghetti con le vongole, poi la crema di zucca. Cosa hai usato per fare la crema di zucca? Dammi una dritta, dai, crema di zucca. Cipolla, carota e sedano e zucca. Tipo un minestrone. Sì, poi va passato. E questa è la densità giusta. Questa è la densità giusta? Sì. Non vuole più. Va bene così? Non vuole più liquida. Perfetto, così è giusto. Poi il cuoco fa vedere la crema di porri. Ecco, oggi mangiamo la crema di porri, mi volete tenere a dieta. Crema di porri, Luise, cosa sei messo dentro? Un altro tipo minestrone? Uguale alla crema di zucca. Cambia solo la zucca e i porri al posto della zucca. Sì. Anche questo però mi sembra un po' più. No, adesso è uguale. Adesso. Ah, ci vanno i tagliolini, perfetto. Ecco le vongole, c'è un po' di tutto lì, cosa c'è? Vongole cozze? È roba vostra quella per oggi, il vostro menù. Senti, ma queste le cotte in acqua normale con... No, solo un po' di aglio, gli metti il coperchio e si aprono da sole. Ah, senza niente. Qui c'è la seppia da fare i vostri morfettini. Puoi sollevarli un attimo, Luis, fai vedere. Mamma Lorenzina ha fatto... La nonna. Ecco, questi sono i morfettini. Adesso dopo li mettiamo giù quando mangiati. I morfettini sono qua. Quelli sono quelli, naturalmente crudi. Nonna. Infatti hanno nonna, si chiama? Lorenzina, ti salutiamo. Ciao Lorenzina. Poi ti vedere i cannelloni. I cannelloni che abbiamo già visto prima, ma li vediamo. No, li facciamo rivedere, anche perché io avevo cominciato a mangiarli ed ero squisiti, ecco, questo è il pezzo che abbiamo già mangiato noi. I cannelloni fatti con pasta sfoglia. Pasta fatta in casa, gialla. Ovvio, gialla. Ah, gialla. Casatella e cotto, noce moscata e parmigiano. Perfetto, e questi sono i cannelloni. Ma oggi che cosa ci dai però tu da mangiare? Dai, dimmi che voglio. Mi sto preparando perché noi tutti, dai, alla fine, cioè, approfittiamo della vostra ospitalità. Noi vediamo cozze e vongole. Ah, perfetto, andiamo bene. Vediamo l'antipasto, la crema di porri con i tagliolini, perfetto, anche quella è squisita. Poi vediamo i molfettini con la seppia, fritto misto. Ma miseria, ma oggi un menù da sciuri. Oggi ci ritroveremo anche con tanti amici, con Claudio Nanni e con la sua band. Cosa stai tirando fuori? Anche questi, vero? Per i clienti, questi, cioè, che pesce è quello? Hai detto mazzola, prima? La mazzola. Col finocchio, pomodoro e capperi. Deve essere squisita anche questa, complimenti. Ma lo assaggiamo dopo, dai, perché ormai è tardi, dobbiamo... Io ringrazio Tiziana, Luise, i grandi cuochi dell'Hotel Walter, qui in Via Matteotti, a Gatteo Mare.
inizia la stagione del Liscio da Mare, iniziano le grandi trasmissioni anche, devo dire, perché l'impegno... Ah, c'è qualcos'altro, aspetta, Tiziani, state sempre fuori qualcosa. Cosa c'è? Adesso li tiro fuori perché... Ah, sono le sarde gratinate, gli spiedini di sarde con... Semolo, olio, e poi gli ho fatto una salsina sopra di olio, aceto e prezzemolo. Voi non lo sentite a casa, ma hanno un profumo incredibile. Ecco, questo è vivo. Oh, che carina, grazie Tiziana. Allora, un menù eccezionale quest'oggi preparato dalla cucina, quindi grande tradizione non solo romagnola ma anche internazionale qui all'Hotel Walter, che naturalmente ringraziamo per la loro disponibilità ad ospitarci. Ah, e queste ancora delle altre? Dobbiamo mangiare tutte noi? Hai capito, Dino? Ecco, ma sono già cotte, devi solo scaldare. Tieni caldo. È un banco che tiene caldo. Vabbè, ma noi arriviamo, no? Non c'è mica bisogno di tenere caldo, perché fra un po' arriviamo, neanche mezz'ora siamo già pronti. Ma no, ma guarda un po', ma guarda queste. Anche queste gratinate con prezzemolo, pane grattugiato. Pane grattugiato. E queste sono le patate lesse. Le patate lesse. Anche le patate lesse, sì, dai. Il buffet l'avete visto di là. Ah, c'è anche il buffet? Ah, dopo lo andremo a riprendere. Anche il buffet, perché prima di mangiare tutta sta roba ci dai anche il buffet con un po' di verdura. Vieni Sonia, dov'è la Sonia? Sonia non viene. Fa caldo, scusateci, ma qua in cucina fa caldo. Abbiamo delle cameriere bellissime, non si vogliono far vedere. Come mai? Hanno paura? Vabbè, faremo il possibile per anche questo. Cosa c'è? È di Jimmy che ho fatto il brodo. Questo è... Ah, il brodo di carne, brodo di carne. Ecco. Beh, anche questo. Qui non si fa col dado, si fa con la carne. Con la carne, esatto. Okay. Questo è un manzo, giusto? Sì, manzo un osso. Manzo un osso. Tiziana, io non so se ti sta vedendo. Renza, ma sei a casa? Ma dai un colpo di telefono, il numero dei messaggi. Al numero dei messaggi c'è Tiziana che ti vuole salutare, perché noi conosciamo ospiti che già da domenica verranno qui, quindi se vuoi chiamare magari la salutiamo. Renzo, fai il numero dei messaggi che ti rispondiamo subito. Ciao Tiziana, grazie per il menù che ci hai preparato. La cucina del Hotel Walter qui a Gatteo. Adesso il nostro, ecco, bisognerebbe che tazzassi perché ostruisci il passaggio del filo, grazie, perché qua c'è la cucina. È vero, stanno già mangiando i nostri. Allora, dopo aver dato la benedizione, state meglio. Adesso. L'insalata dell'orto. Insalata dell'orto. Vabbè, l'insalata era nell'orto. Ecco, perfetto. Noi ritorniamo all'esterno, giusto il tempo di fare sistemare i nostri ragazzi che ci canteranno, anzi, ci suoneranno un po' di canzoni in attesa che arrivi il nostro operatore, che è ancora perso nella cucina. Che cosa andiamo ad ascoltare? Allora, aspetta che arrivo da Claudio Nanni. Scusa se ti chiamo Mauro, ma per me Nanni, il caro amico Mauro Nanni, che purtroppo non c'è più, è sempre stato come Nanni, l'unico che avevo conosciuto, e mi viene quasi spontaneo chiamarlo Mauro. Tu sei invece Claudio, non eri neanche parente con Mauro. No, non ero parente, però questa confusione viene molto spesso, ma anche a piacere, perché comunque ho scoperto che... Era una pasta d'uomo. Sì, Mauro Nanni oltretutto aveva un fratello che si chiama Claudio Nanni. Ah, ecco, vedi, quindi magari... La cosa è molto... crea un po' di confusione. No, io non ero parente, purtroppo non l'ho nemmeno conosciuto, però. Bene, allora lasciamo spazio alla musica. Cosa ci suoni? Sempre un pezzo di Ferrer Rossi, che era qua di queste zone, che è numero 4, va? Numero 4. Allora arriva sulle onde di Ciao Mama con la musica di Claudio Nanni. Questa volta non mi sono sbagliato. Prego ragazzi, andiamo con la musica.
bravi, ma che bello, ma che bello, complimenti ragazzi, complimenti. Bellissima, la signora Silvana, te l'aveva richiesto espressamente questo numero 4. Sì, questo qua è un valzer che eseguiamo noi all'orchestra di Comandini e lo richiedono sempre. Infatti, veramente molto bello. Allora, quando il signor Conficconi, detto il biondo, che avrà finito di modificare le applicazioni sul suo iPhone, si deciderà insieme alla sua cantante Anna Maria Allegretti a venire qua. Ringraziamo Claudio. Specifichiamo, io non stavo assolutamente cambiando, stavo andando rispondendo. Stavo rispondendo. No, ti lascio il microfono perché adesso tu racconti quello. No, racconti la settimana del liscio. Ah. Presenti Anna, la tua cantante che ci canterà una tua splendida canzone. Sì. Ma soprattutto ci racconterai cosa succede questa settimana. Sì. Con una premessa. Negli alberghi di Gatteo, insomma, è sempre festa e c'è questa atmosfera familiare che credo caratterizzi proprio questo paese. Sì, e tutto quello che sta dicendo Fulvio è bello, indubbiamente, ma però la finalità è che adesso lui va via e va a mangiare. Vieni anche tu. Io ti conosco. Tu non vieni? Hai già visto che è già tutto in tavola. Ho visto il menù di quest'oggi, Moreno, non fartelo scappare. Allora. Del Walter, veramente, cucina ad alto livello. Lo so. Allora, io stavo tra l'altro rispondendo a Chantel. Ah, prima abbiamo parlato di Chantel. Chantel è un DJ, un produttore di musica di origine tedesca, un cantante, chitarrista, grande musicista, è un personaggio internazionale, è di origine appunto, viene dalla Germania, ma è di origine balcanica. Quindi noi abbiamo pensato di invitarlo nella notte del liscio, qui a Gatteo, il 10 di giugno, perché è come tenere legato quello che è successo lo scorso anno con Goran Bregovic. E oltre a Chantel, che chiuderà la serata con questa sua esibizione, ci sarà prima di lui Pupo, quindi una italianità massima, tra l'altro voluto fortissimamente dal gruppo Extra Liscio, perché secondo noi che facciamo il punk da balera, Pupo è punk più di tutti noi, di tutti, anche dei veri punk. Il punk all'italiana. Sì, lui è rock punk, è grandissimo punk. Prima di Pupo ci sarà la nuova compagnia di canto popolare che festeggia 50 anni di attività artistica, sono quelli che cantano Napoli, la loro terra viene rappresentata in maniera importante in tutto il mondo con la nuova compagnia di canto popolare e loro saranno qui con noi a Gatteomare. Prima ancora di loro ci sarà l'esibizione di 3 scuole di ballo, Sette Crociari Danze, Rimini Dance Company e Giorgio le Magiche Fruste. Poi cosa dire, ci sarà l'orchestra Grande Evento al completo, Anna Maria che sfoggerà le sue due facce artistiche, cioè sarà col Grande Evento e sarà con Extra Liscio nelle vesti di Baby Moira. Quindi, e per tanti sarà veramente uno scoprire Anna Maria veramente in maniera spettacolare. Ha incuriosito anche me. Sì. Il tutto sarà salutato e battezzato dalla madrina di eccezione che è Riccarda Casadei, quindi sarà anche la famiglia di Riccarda presente in questa serata. Poi le telecamere di Fulvio, perché non mancheranno mai, tanti altri amici che manderanno in diretta la situazione musicale, insomma. E la settimana del liscio invece cosa c'è? Settimana del liscio, velocemente. Lunedì, si parte lunedì 5 giugno con la storia di Romagna. Martedì 6 giugno con Roberta Cappelletti, mercoledì 7 giugno con Secondo Casadei Style VS Luca Bongiorni e gruppo d'animazione del Gatteomare Village, quindi una dance folk che si contrapponerà in maniera danzereccia. Poi avremo il giovedì 8 giugno l'orchestra Grande Evento con tanti ospiti. E poi avremo ospiti da tutta Italia. Avremo il venerdì all'alba, cioè non all'alba, alle 10, giusto? Alle 10, no? Partenza in diretta con Ciao Mamma dal Bagno Massimo. 10:30, voi potete cominciare anche prima, dopo arriviamo anche noi. Ok, noi inizieremo alle 10, poi ci sarà la diretta con Fulvio, al Bagno Massimo numero 3, Luca Bergamini, Anna Maria Allegretti presenterà il tutto. Poi stessa cosa succederà la mattina dopo, quindi il 10 e l'11 mattina, stessa cosa, Bagno Massimo, Ciao Mamma e Anna Maria con Bergamini e tutti gli ospiti. Mentre la sera del venerdì 9 ci sarà David Pacini in piazza.
E poi la notte del liscio che ho raccontato prima, e in chiusura, domenica 11, la grande orchestra della Romagna con il Polka Day, con il suo anfitrione presentatore ufficiale. Che il Polka Day l'ho inventato io. Fulvio Bertolini, e insieme faremo una Romagna mi piace in tutti bello, i sensi. Questo like, perché è una canzone che fa parte del nostro CD, è un like della Romagna. Sì. Mi piace, sì, mi piace. Non posso cantarla, già mai fatto innamorare. Mi piace, sì, mi piace. Forza, portami a ballare. Mi piace la Romagna che si sveglia alla mattina col sole sulle case nei paesi su in collina. Basta, hanno voce, non c'ho la voce, dai. Canta lei. Adesso canta lei. Dolce, è dolce, allora, lei. In attesa, lei è in dolce attesa. No, no, è in dolce attesa. Aspetta, no, è in dolce attesa di un CD, è in dolce attesa del suo CD, del suo CD che diventerà dolcemente indispensabile, ma che insomma si intitolerà invece Libera, libera, sì. Quante canzoni avranno? Avrà questo CD? Ormai arriveremo a circa 78 tracce se andiamo avanti così, circa un 10-11 comunque, ancora non è dolcemente, ancora non lo sappiamo, diventa dolcemente improponibile. Comunque, ci vai. Stiamo ancora lavorando. Stiamo dolcemente, dolcemente indispensabile in vai. Attesa della novità Libera. E vai. Canta che è meglio. Con i miei guai e la mia libertà, ma poi all'improvviso sei arrivato tu. Abbiamo sbagliato il microfono, devi cantare con questo. Vieni. Qual è? Ecco, quale prende, l'uno o il due? Il microfono? Quello lì, vediamo. Se vuoi cantare, no. Allora, prendi. Cari amici telespettatori, in questo momento di defiance in diretta dovuta allo sbaglio del microfono, prendiamo il microfono, credo che sia del sax, che non è molto adatto per la voce, ma Anna Maria può fare questo e altro. Vai. Tutti fanno tutto. Oh, ma allora, dai. Quella volevo fare. Va bene. Quella volevo fare. Vai, vai Fulvio Bertolini, tutti fanno tutto. Oggi ho deciso, voglio fare l'avvocato, domani il chirurgo o il dentista io farò. Quando sarò stufa in politica io andrò. Se il voto sarà basso, beh, allora canterò. Ma cercano un pilota all'aeroporto qui vicino. Mi hanno assunta e quattro aerei son caduti giù. Forse vado a fare il comandante di una nave se mi pagano di più. Perché qui oh.
tenevo, Fulvio, perché questa canzone... Questo serve solo non per cantare, per ecco, questo mettiamo via. Ci tenevo in modo particolare, perché questa canzone, che tu sai che ho scritto per vari cantanti del nostro del panorama del ballo, questa canzone questa volta andrà in questo CD nuovo, in questa mia versione remix. Lo sa Moreno quando esce? Sì, a fine giugno. Mentre invece è già uscito il tuo. Sì. Il nostro CD è uscito 3 giorni fa, quindi ancora non è stato presentato ufficialmente. Magari domani inventiamoci qualcosa, facciamo vedere. Liscio alla fermata. Ho visto la copertina su Facebook. Una coproduzione con la Casa dei Sonora e con il sottoscritto, distribuito da Fonola. E c'è, è qui la Casa dei Sonora, cioè, hai visto, no? Che sì, però è in versione non ufficiale. Ah, ho capito. E qui è venuto a mangiare. Ah, è venuto a mangiare, perfetto, è giusto. C'è Letizia. C'è Letizia che naturalmente... Ma l'abbiamo già presentata, alle 10:40. Io dormivo. Ma lei sarà con noi, non glielo dire. Per ma la notte del liscio è con noi? Certo. Ma c'è però... la mamma, ha annunciato solo la mamma, non ha annunciato lei. Sì, però la mamma non presenta. Ah, presenta lei? Sì, c'è la sua cosa. Allora, però io adesso voglio fare una cosa. Avete sentito questa bella canzone di Anna Maria Allegretti? Moreno ha annunciato che è appena uscito da 3 giorni il suo CD, magari voi lo andrete a trovare in qualche serata. Noi facciamo una cosa adesso. Il primo che ci chiama, ma non al numero di telefono, quello che ho scritto 0522, quell'altro dove c'è 348, perché noi abbiamo solo il telefono, il primo che telefona e che saluta Anna Maria Allegretti solo gli dice ciao Anna Maria, regaliamo il nuovo CD del grande di Moreno il Biondo. Regala. Dai, il primo che chiama, il numero dei messaggi lo vedete sulla destra dove è scritto SMS, il primo che chiama vince un CD di Moreno del grande evento, nonché un pasto, aggiungiamo qualcosa, un pasto completo all'hotel Walter, nonché una cena in compagnia di Fulvio Bertolini, una cena per due a lume di candela. Dai, sentiamo chi è il primo. Pronto? Buongiorno, scusate, con chi parliamo? Pronto? Con uno di Castelfranco. Chi è? La... Hai messo viva voce? Sì. Chi sei? Com'è che ti hai detto che ti chiami? Di Castelfranco Emilia? Sì. Come ti chiami? Come ti chiami? Non ci devi pensare? Sì, ciao, Fulvio, sono Rino. Ah, Rino. Mi devi ascoltare il telefono. Se mi ascolti dalla televisione ci abbiamo 10 secondi di ritardo. Quest'oggi con la diretta. Vedi, hai fatto. Allora, Rino, tu sei un fan dell'Anna Maria o di Moreno? Che domande che fai? No, dell'Anna Maria. Adesso ti voglio vedere andare a cena con Fulvio. Allora, quando lo vai a vedere ogni tanto il grande evento o l'extra Fulvio, ci sono venuto a cena con te. No, è venuto a cena con me, mi dimentico già. Dai, dillo. No, allora, Rino. Si scoprono. Rino, no, davvero, adesso parte gli scherzi. Lino. Ah, Lino. Allora, quando vai a vedere il grande evento prossimamente? Lino, quando vai a vedere il grande evento prossimamente? Ah, quando è qua in zona. Quando ci sei dalle parti in Modena, a Castelfranco? Non ti ricordo. Siamo a Guiglia. A Guiglia, vicino. A Guiglia, allora Guiglia, Appennino Modenese, tu vai a trovare Moreno, gli dici, io sono Lino, ho vinto un tuo CD, giusto? Esatto. Col bonus di Fulvio Bertolini. No, te lo pago io, dai. Fare la rima. Dai, non fare, te lo pago io, va bene. Ciao Lino, buona giornata. Ciao Lino. Vabbè, allora Lino a Castelfranco Emilia. Speriamo di ricordarsi di non fare una figuraccia. Hai vinto il CD. Sì, perché non è la prima volta che Moreno si dimentica. Dammi 10 euro. 10 euro, vabbè. Naturalmente scherziamo, ci vogliamo bene. Grande Lino, ti darò, oltre al CD, ti regalerò anche il DVD. Dei miei 40 anni di carriera. Ah, ecco, bello, devo dire quello, molto bello. Devo di doppio. E anche il mio CD, se sarà già uscito. No, ma dai, non allarghiamoci, Lino, Lino, allora facciamo una cosa adesso, dov'è Claudio Nanni? Ah, eccolo qua. Sì, noi fra quanto dobbiamo smettere? Puoi sentire dalla regia, perché vedo che sono già le 12:30, io volevo sentire, vieni qua un attimo, Quinto, intanto sistemiamo i microfoni. 9 minuti, allora ci sta. Quinto... Allora, stai lì con lei un attimo, facciamo suonare Claudio e poi i saluti finali con naturalmente il nostro caro amico Quinto del Hotel Walter, che oggi ci ha fatto veramente impazzire per tutta una serie di cose. Vi presentiamo questo pezzo che porta il titolo dello Spazzanido, se non sbaglio, giusto? Ed è un pezzo che scrisse ed interpretò Robertino
qualche anno fa, ma stiamo parlando di un po' di tempo fa, vero Claudio? Eccolo qua, lo spazzanido. Bravo, 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 bravo Claudio, grande compleanno, no, stai pur qua. Quinto, vieni qua che ci dobbiamo salutare, 5 minuti abbiamo, giusto? Facciamo in tempo, allora, mentre Quinto adesso ci racconta un po' dell'Hotel Walter e ci dice quelle che sono le ragioni per cui bisognerebbe scegliere l'Hotel Walter qui a Gatteo, noi diciamo che un CD lo regaliamo anche al primo che ci telefona, sempre il numero dove c'è scritto SMS in basso a destra, il primo che chiama gli regaliamo il tuo CD, certo. Tanto ce l'abbiamo già qua, sì, me l'hai fatto, l'abbiamo fatto vedere prima, ce l'abbiamo. Allora, il primo che chiama un CD in omaggio di Claudio Nanni, visto che sei spesso dalle parti non solo della Romagna ma anche dell'Emilia, naturalmente avranno la possibilità di venire a ritirare direttamente da te, esatto? Perfetto, no, c'è anche un messaggio, ah beh c'è già la telefonata, scusa, facciamo presto, come ti chiami? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto, con chi parliamo? Pronto, parli pure. Ma perché, perché non parli? Chi sei? Non si sente niente, vabbè, allora possiamo chiudere la conversazione immediatamente. C'è subito un'altra telefonata qua che arriva. Pronto, con chi parliamo? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, chi sei? Ciao, sono Carla. Carla, da dove ci chiami? Da Reggio Emilia. Da Reggio Emilia. Conosci Claudio Nanni? Lei ma... sì, io comunque sono 40 anni che vengo a Gatteo. Sono 40 anni che vieni a Gatteo. E tornerò qui alla metà di giugno. Arriverai alla metà di giugno, giusto per la notte romana, immagino, giusto? Certo, non mancheremo. Benissimo, allora, Claudia da Reggio Emilia. Carla.
Carla, quando avrai la possibilità di andare ad ascoltare Claudio Nanni, ti regalerà un CD, d'accordo? Perfetto, grazie. Ciao Carla, ciao, buona giornata. Allora, gli ultimi minuti per spiegare perché l'Hotel Walter qui a Gatteo. Ci sono tante strutture, però qua avete visto c'è la simpatia di Quinto, ci sono le storie romane, insomma, è vero? È una cucina incredibile. A parte tutte le storie, a parte, diciamo, il proprio orticello, così, il proprio albergo. Qui siamo 72 albergatori, guarda caso, anche come i 72 imperatori della... Ma vedi, c'è una ragione, vero? Sì. E siamo tutti più o meno qualificati, ma soprattutto ospitali. Noi, come tutti i miei colleghi, credo che possiamo dirvi che a Gatteo Mare si fa una bella vacanza. Poi ci sono dei prezzi veramente incredibili, giusto? Ricordare, sì. Sì, prezzi incredibili con l'ombrellone credo, e tutto. Credo che teniamo competitività e qualità insieme, insomma. Neanche 50 euro al giorno per una settimana è veramente poco. Prima colazione, dormire, pranzo, ombrellone, cena. Allora vorrei chiamare qui anche la Silvana, Anna Maria, anche Letizia, vieni. Dai, un saluto finale lo dobbiamo fare per tutti gli amici che oggi hanno contribuito alla realizzazione di questa trasmissione. È stato un grande piacere essere in vostra compagnia. Prendiamo anche, ecco, venite qua ragazzi, andate pure davanti, perché i musicisti di Claudio Nanni oggi ci hanno tenuto compagnia veramente con una bella serie di motivi. Abbiamo reso onore, vero Moreno, alla Romagna anche quest'oggi. Sì, tra l'altro Claudio ha un repertorio anche vasto, non solo Casadeiano, quindi ho sentito che abbraccia la tradizione autorale romagnola molto bene. Perfetto, allora cari amici, è stato un grande piacere stare con voi. Noi ci ritroveremo di nuovo in diretta lunedì mattina alle ore 10:30 direttamente dall'Hotel Metropole, poi l'Estense, poi il Delfino, poi altri appuntamenti che vi diremo man mano che passeranno le giornate. Ma ricordo, dal 5 di giugno inizia la settimana del Liscio da Mare con spettacoli tutte le sere qui a Gatteo, e soprattutto il 10 sera, la notte del Liscio. Ciao, buona giornata a tutti voi, grazie.